Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. All'alba di questa mattina, nell'ambito di un'operazione congiunta, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e della Compagnia Carabinieri di Bagheria hanno tratto in arresto 10 persone, in esecuzione di un provvedimento applicativo di misura cautelare emesso su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Sezione Territoriale di Palermo, di cui 9 in carcere e 1 agli arresti domiciliari. Altre 11 persone sono indagate a piede libero. I militari, contestualmente, hanno proceduto al sequestro preventivo di quote di una società, un locale commerciale adibito a laboratorio e relativo terreno e un bar tavola calda di Villa Bate con annesso chiosco, per un valore complessivo di circa 500.000 euro. Per ulteriori dettagli leggete l'articolo pubblicato su vivicentro.it. Intanto ascoltiamo ora la dichiarazione rilasciata, in merito all'operazione, dal comandante della Compagnia Carabinieri di Bagheria, capitano Francesco Battaglia. Ha consentito di sgominare un'associazione dedita all'usura e alle estorsioni, aggravata dal metodo mafioso, così contrastando il grave fenomeno presente sul territorio bagherese. Sono state tratte in arresto 10 persone, tra le quali lo storico capo del manamento mafioso di Bagheria, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Divisione Distrettuale Antimafia di Palermo. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.